Buongiorno ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, qualche informazione di servizio e poi andiamo sulla ciccia grossa, quella un po' più succulenta. Prima cosa da fare, da dire più che altro. Vi chiedo scusa perché oggi è saltato l'appuntamento di mezzogiorno, avevo un impegno abbastanza importante, non potevo assolutamente fare a meno di essere presente e quindi ho ritardato un pochettino. Chiedo scusa, cerco sempre di essere preciso e puntuale, non sempre mi è possibile perché essendo comunque il mio lavoro, però c'è anche una vita che richiede presenze in altri posti, poi vedrete più avanti i motivi. Oggi pomeriggio invece inizierò a registrare alcuni contenuti che secondo me sono molto importanti, dato che abbiamo questa pausa legata alle nazionali e un pochino mi dispiace sinceramente dover aspettare per parlare nuovamente di partite legate appunto alla Juventus o al campionato di calcio o anche alla Champions League, perché comunque in questa annata in cui non la giochiamo io la guardo lo stesso e non so se voi ce la fate oppure no, io sono comunque interessato, però è anche il momento in cui possiamo un attimino fermarci e cercare di capire meglio quella che è stata la Juve fino adesso, guardando indietro, cercando di capire cosa succederà in avanti. Quindi ci saranno due video differenti e saranno in compagnia di altri creator, magari li indovinate qui sotto nei commenti, fatemi sapere e vediamo chi vincerà questo match. E poi ieri abbiamo parlato dell'ufficialità di Walter Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli, sembra di essere tornati indietro di 10 anni. Oggi ho fatto un ragionamento un po' antico, no? Cioè Mazzarri allena al Napoli, si parla di Conte per la panchina della Juventus, si parla di Ibrahimovic al Milan, Berardi un calciatore del Sassuolo, insomma sembra di essere tornato indietro di almeno 10 anni, eppure le rughe sul mio viso, la barba e i chili di troppo sono ancora tutti qui. La Serie A tante volte invece che andare avanti va indietro, questo dà anche un po' abbastanza secondo me la dimensione statica di quella che è il nostro calcio, i nostri modi di pensare, di ragionare. Difficilmente si riesce ad andare avanti perché si torna sempre a dei preconcetti o dove si stava bene, dove si è stati bene, insomma è un grande limite, poi bisogna cercare di migliorare anche qua. E nel frattempo c'è stato un annuncio ufficiale anche da parte della Juventus perché Nicolò Fagioli ha rinnovato fino al 2028, di questo avevamo già parlato, io sono contento di questo fatto, prima parlavamo di guardare avanti, sicuramente questo lo è un giocatore del settore giovanile della Juventus, la Juventus ha creduto in lui ed ha scelto di stargli vicino anche nel momento più difficile, in quello più buio, in quello in cui c'era bisogno di dare un segnale forte e la Juventus l'ha fatto e questa è assolutamente un'ottima notizia e credo che non fosse nemmeno troppo scontato, questa cosa qua non è stato scontato per niente e credo che sia stato un bel gesto da parte della Juve. Io lo condivido appieno e spero che Fagioli possa tornare al 100% dopo questa brutta parentesi della sua vita nella quale dovrà impegnarsi, non a fondo, di più, dovrà dare più di quello che può dare, più del suo 100% dovrà dedicare a questa battaglia per superare questo brutta, chiamatela un po' come volete, io mi sono già espresso in passato, ho parlato di malattia, qualcuno non era d'accordo, però secondo me il percorso che farà Nicolò Fagioli sarà proprio dedicato a superare questa malattia e sono contento che la Juve abbia deciso pubblicamente, ma non solo, perché questo è un attestato di stima mica da ridere, di stare vicino al ragazzo e di credere ancora in lui e nelle sue capacità. Però parliamo un po' di quello che sarà il futuro immediato della Juve, perché signori, questa pausa non solo dovrà farci respirare, riflettere su quello che c'è stato, su quello che sarà, ma anche far recuperare diversi giocatori, perché da questo punto di vista la Juve è in emergenza. Fagioli, squalificato. Pogba, squalificato. Rientra dalla squalifica Rabiot. Vedremo se su Pogba ci saranno degli aggiornamenti a breve. Continuate a chiedermeli, ma ragazzi, non parlo di questa roba finché non avremo degli aggiornamenti. La Pimenta sicuramente si starà muovendo per cercare di sistemare questa situazione, ma è una situazione ingarbugliata, una situazione difficile, una situazione secondo me nella quale difficilmente si riuscirà a trovare una via d'uscita. Vediamo, perché ovviamente la mia parola vale nulla, è semplicemente la mia opinione, il fatto che ci siano tutti questi silenzi e ritardi.
mi fa pensare di aver ragione, ma ripeto, aspettiamo e vediamo. Ma nel frattempo ci sono degli infortunati per la Juventus, e quindi bollettino medico della Juventus fornito dal buon Romeo Gresti, un saluto, ciao Romeo, che twitta: Alessandro questa settimana inizierà il lavoro in parte con il gruppo, quindi Alessandro potrebbe essere disponibile per la partita con l'Inter. Gatti era diffidato, non ha preso l'ammonizione, quindi mi viene logico immaginarmi una difesa composta da Gatti, Rugani e Bremer. Però attenzione, perché il centrocampo in questo momento a disposizione sono Miretti, Rabiot e McKennie insieme a Nicolussi Caviglia. Gli altri sono indisponibili perché Locatelli sta facendo delle terapie e ha ancora molto dolore, quindi è in forte dubbio per la partita con l'Inter. Attenzione a questa cosa qua. Quindi in caso di 3-5-2 mi immagino Rabiot davanti alla difesa. Allegri già in passato aveva risposto a questa domanda dicendo che Rabiot è un giocatore che lì davanti ci può giocare. Secondo me perde tanto del suo potenziale, diventa un Rabiot molto molto difensivo, che può sgroppare decisamente meno, cavalcare decisamente di meno, e per come è fatto Massimiliano Allegri, che tante volte ha il play, che va a prendere il play, in questa situazione mi verrebbe da immaginarmi Rabiot che va su Çalhanoğlu, oppure la seconda punta nell'attacco a due che va su Çalhanoğlu. Monitoriamola, ma mi convince poco. Io con l'Inter mi aspetto una Juve che possa giocare con un 4-4-2 contenitivo. Non so se siete d'accordo con me, ne parlavo anche ieri all'interno della live, e a proposito vi ringrazio perché ci sono stati diversi abbonamenti al canale anche durante la live di ieri, e gli abbonati vedono sempre i video in anteprima. Se siete interessati trovate tutte le informazioni sull'home page del canale. E quindi secondo me si andrà a cambiare modulo per questa determinata partita, sia per l'emergenza sia per la partita in sé, e secondo me Allegri l'andrà a giocare con un atteggiamento ancora più prudente rispetto alle altre partite, e vedremo se questa cosa pagherà oppure no. E i due video che andremo a registrare oggi con gli altri creator sono proprio inerenti a questo discorso qua, perché io ho un po' di paura leggendo i dati che abbiamo raccolto. Danilo difficilmente ci sarà contro l'Inter, per quello che vi dicevo mi immagino quei tre lì, poi vedremo se verrà aggiunto un ulteriore giocatore sulla linea difensiva e quindi si andrà a 4, oppure si confermerà questa, anche perché Cambiaso ha ancora la caviglia gonfia, e vediamo come e quando tornerà a disposizione al 100% per la Juventus. Si spera già per la partita con l'Inter, perché se manca anche Cambiaso diventa un po' un problema. Locatelli c'ha questo problema e vedremo se riuscirà a recuperare, ma stiamo parlando di un dolore molto forte che avverte lui. E dalla prossima settimana pure UEA dovrebbe ricominciare a lavorare col gruppo, quindi ci si aspetta di averlo magari a disposizione con l'Inter, forse non come titolare, però come giocatore che può entrare in caso di necessità, e sarebbe importante perché iniziano ad esserci tante assenze, ed è la partita importante, una delle più importanti in campionato negli ultimi, anzi da quando è tornato Allegri, quindi gli ultimi 2 anni e mezzo, credo che sia la partita più importante in assoluto da giocare, perché non abbiamo mai avuto la possibilità di arrivare dopo una decina di partite a giocarci uno scontro diretto in cui se vinci vai capolista. Quindi è assolutamente secondo me la partita più importante in campionato dell'Allegri 2.0. arrivarci in queste condizioni fisiche non è meraviglioso, arrivarci secondo me nemmeno in queste condizioni di preparazione della partita, di atteggiamento nella partita, di prestazione nella partita, non è meraviglioso, ma abbiamo 2 settimane per cercare di studiarla al meglio questa partita, come ce le hanno loro. Ci sono tanti giocatori della Juve e dell'Inter nelle varie nazionali, addirittura l'Inter potrebbe schierare una linea 4 completamente italiana nella nazionale di Spalletti, quindi ci sono tanti giocatori che oggi non stanno pensando già alla partita del 26 di novembre. Noi tifosi invece siamo già focalizzati lì e vogliamo arrivarci al meglio, vogliamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili, e per fare questo bisogna recuperare determinati giocatori che in questo momento non stanno bene, e il bollettino medico non aiuta ad essere sereni e tranquilli. Anzi, aspetto le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi.